Hola Luciadore, semendacci manipolatori di menischi e di maniscalchi. Non so come sempre cosa cacchio ho detto, ma va bene così. Siamo pronti ad entrare nel castello di Dranglage. Yuhu! Allora, vediamo un po' come è situata adesso la cosa. Ancora come prima. Allora, aspetta, facciamo una cosa. Facciamo una cosa che con le dovute maniere, se non mi incasino troppo. Ok. Vai, perfetto. Sei sempre il numero uno, il migliore. Vai Gianni. Tu nel frattempo dovresti morire con 4 frecce, giusto? Giusto? Giusto. Perfetto. Quindi tu invece dovresti pigliare l'arma, avvicinarti qui cortesemente e morirci saporitamente, grazie. Queste statue a me non piacciono per niente. Ok, cercherò di ignorarle, mi metterò nella pupu più estrema. Sono solo statue, vero? Vero? Parrebbe di sì. Fico. Presumo che tutti voi sappiate che di là c'è l'arrivo infinito dei soldati che serve a... ecco. A rimpinguare queste cose. E credo anche che sappiate che per una sorta di consistenza geografica inutile quella cosa dovrebbe corrispondere alla stanza vuota. Sapete quella stanza vuota che c'è dalla parte a sinistra di là? La famosa stanza vuota della From che fra poco vi farò vedere? Ecco, corrisponde esattamente al punto da cui escono i soldati dal muro. Credo che sia una cosa mal gestita. E basta, bastava fare una sorta di gradino da cui loro potevano scendere e buonanotte al secchio. Ma va bene. Signor Wellager, buongiorno. Chi sei? È Cinzio. Mi chiamo Cinzio. Mi ha mandato quello delle pizze. Io lo sciamma non te lo dico. Sì. Che strano. Ok. My lord made magnificent findings on souls. He vanquished 4 great ones. Our king has watched over this land, King Vendrick. Esatto. Had a dear queen. Long ago, the queen came to. She warned our lord of the looming threat across the seas. Siamo sicuri che fosse una regina, perché se è arrivata da una terra lontana, che vi è arrivata attraverso una bara, magari. Mi sa che era un maschietto col piparuolo e Vendrick l'ha presa nel secchio. Vi siete mai fatti questa domanda? Nel frattempo, per chi non lo sapesse, questo alone sonoro che ogni tanto compare è il potere della corona che indossiamo, che ci ripristina ogni tot delle magie. Ok, apprendi i gesti, perfetto, yeah, very good, very nice. Allora, la Flamberga è una spada che di per sé mi piace, però non è molto potente, purtroppo. La Lucerne invece è molto più potente, ma non mi piace, quindi risolviamo brillantemente. Potrebbero essere 9000 anime ben spese. Freccia magica e freccia del fulmine. Ok. Barriera magica rinforzata. Perfetto, sappiamo perfettamente che prenderò questo, che potrà tornarci utile un pochino più avanti. Ok. Perfetto. Ciao, scusa se ti abbandono così, ma non è tanto che non sei di compagnia, ma dopo un po' diventi noioso. Volevo vedere se in questa stanza compare qualcosa. Anche ora. No,
Beh, se fosse comparso comunque il persecutore sarebbe stato divertente. Vabbè. Avete notato che figata? Che piove fino lì, ma non fino qui. Scelte curiose, eh. Vabbè. Che volete farci? Che volete farci? La From ci ha lasciato all'asciutto. Allora. Sì, lo so. Dico parecchio stupido. Oh. Non ci posso né ci voglio credere. Ah, ok. Stavo già pensando di dover usare un ramo profumato del passato. Perché mi è passato attraverso? Al di là che siamo veramente mostruosi, ma perché mi è passato attraverso? Ok, per fortuna che ho avuto l'accortezza di farle passare. Avrei trovato cose spiacevoli. Se devo pensare a quanto erano difficili in passato per un povero bambino come me. Queste porte logicamente continuano a non essere apribili e tu logicamente ora, ok, prendi vita. E quella è la famosa stanza, per chi non lo sapesse, quella, la stanza vuota che vi dicevo prima. Ci siamo coordinati alla perfezione. Perfetto. Ok, grazie. Ciao. E voilà, questa la sta... Bella lì, From. Sì, magari c'è una trappola adesso. No. Attenzione! Un bel premio per chi osava andare a sbirciare ancora in quella stanza inutile. Quindi, ragazzuoli, tenete presente che la stanza vuota non è più vuota e soprattutto ha il suo bel perché adesso, eh. Cazzarola, bella sorpresa, grazie From. Sono ancora due. Sono pietrificati. Non rinvengono. Ok. Se posso non menar le mani qui, eh? Oh, ma bravi, bravi. Adesso ho capito perché mi vuoi fortificare l'equipaggiamento, perché dovrò spaccare culi di pietra. Ma bravi. Ok, la smetto, promesso. Ora non mi fido più di nulla. Voi sapete che se tornano in vita tutti assieme siamo nel merdacchio. Che bello. Che bello sapere che dietro quella porta... Ammazza se c'è buio. E ammazza se c'è gente. E ammazzami l'orso che prima vado ad accendere il falò, eh. Che non si sa mai. Voilà. Stavo dicendo, che bello entrare in una zona e sapere perfettamente cosa vi è là. Ok, è un giocatore. Ok, è un giocatore. Perfetto. Volevo solo levarmi il dubbio. Anche qui. Perfetto. Anche qui volevo solo levarmi il dubbio. Volevo solo levarmi il dubbio. Non volevo pigliarla nel secchio io. Ma sei sgarbato. Ho conosciuto molta gente più sgarbata di te, ciccio. Tu invece, niente. Mandatela a pigliare nel secchio tutti quanti. Ok. Oh, salve. Voilà. Ok. Benissimo. Ora, la domanda è: riviviscono? Sì? Se sì, quali? Quanti? E soprattutto, perché?
Ok, speriamo sia bastato, perfetto. Guarda, Allegro compare. Non volermene, ma... la stamina. Vista, minchia! Ma sei tu che fai tutto sto casino? Fra l'altro inutilmente? Beh, che tu c'eri lo sapevamo, no? Vediamo un po' quanto siamo fortini. Insomma. Aia, aia. Ok. Aia. Beh, con calma e pazienza, come sempre, possiamo fare tutto, eh. Vediamo di tenerci buone le fiaschette. Allora, qua... oh, tutti e due, cazzarola. Ok. Aio. Scusi, non me ne voglia, ma in effetti in questo luogo accendere anche le torce non è un'idea malvagissima, eh. Ve lo dico perché magari non ce lo sapete. Aio. Ammappa da o. Fatto la pupanda del secchio. Aia. Porcaccia la zozzona. Bella, bella figura da rospo imbalsamato. Sono cose sempre belle che fanno sempre piacere. Sono morto nel modo più stupido di sto mondo. Sì, me lo rendo conto da solo, grazie. Non c'è bisogno che mi date del deficiente. Ogni tanto ho la fortuna che mi rendo conto da solo che faccio le stupidate. Bene. Però intanto la porta per salire è aperta. E però intanto io non mi ricordo più. Ok. Una era questa, vero? Ah. No, era lui. Wow! Certo, idiota d'un Silver, la porta è già aperta! Cazzarola! Sì. Per fortuna che hanno un limite di agro da qualche parte. Logicamente morire genera sconforto e problemi. Perché soprattutto adesso, se ci avviciniamo, c'è anche lui che scatta la minchia. Ok. Signora Sentinella, ci avrebbe mica voglia di venire a fare un giretto qua fuori, grassi. Qua fuori. Qua fuori. Aia. Lei sa di causare del dolore incipiente nelle persone che la circondano? Ok, bravissima, ci siamo capiti, eh. Ok. Aia, per un pelino, dai. E vabbè, con tutte le volte che sono rimasto vivo io per un capello, non mi posso certo lamentare se a sto giro tocca le... Non c'era niente in questa stanza, siamo sicuri? Siamo sicuri, Sir Silver, che non c'era assolutamente niente in questa stanza? Non ci giuro lei. Addirittura questo ambiente sembra diventato pure leggermente più grande. Ok, leviamoci dalle pigne, perché lui è quello che ci ha fatto le chiappine prima. Ok. Dottore? Cucù? C'ha mica voglia? Bravissimo, di morire, che... ci leviamo dalle scatole, grazie. Perfetto. Ragazzuoli, noi ci salutiamo qui e nel prossimo episodio finiremo di spaccare statue come se fossimo elefanti in un negozio di souvenir. Che bella immagine che vi ho regalato. Vabbè, ok. Ciao, ciao.